acque calabrese godono di ottima salute, infatti dai dati statistici emerge che il 96% circa delle acque stanno in qualità eccellente. È partita anche quest'anno la campagna balneazione realizzata dall'ARPACAL per testare la qualità del mare calabrese. Oltre 600 i punti costieri oggetto di verifica in oltre 800 km di costa individuati attraverso un calendario stilato d'accordo con il Ministero della Salute. Punti che continuano a dare criticità sono quelle individuate dalla Regione Calabria come in classe scarsa, quindi alcuni comuni presentano delle criticità ormai da qualche tempo, si sta cercando di risolvere. È ora della disobbedienza alla 'ndrangheta, ci credono fortemente gli attivisti dell'associazione Legalità Organizzata che dall'Università dell'Antimafia di Limbadi hanno dato il via al No 'Ndrangheta Tour. Parte tutto dall'iniziativa e dall'impulso del testimone di giustizia Pino Masceri, il nostro eroe civico calabrese che sarà a partire da oggi una settimana in Calabria per un tour nelle scuole, con le istituzioni, per sensibilizzare la cittadinanza calabrese tutta al gravissimo problema della 'ndrangheta. Dalla Campania alla Puglia, dalla Sardegna alla Sicilia, sono 190 i produttori di olio provenienti dalle regioni meridionali i partecipanti alla sesta edizione del Premio Verga 2018, un riconoscimento che parte da Cotronei, in provincia di Crotone, e che punta al rafforzamento del settore dell'olivicoltura. La nuova edizione è stata presentata alla cittadella regionale in occasione di un incontro sull'olivicoltura calabrese e sulle opportunità di sviluppo che il premio stesso intende promuovere e rafforzare, essendo diventato un appuntamento istituzionalizzato e riconosciuto ormai a livello nazionale.